Passo direttamente la parola alla dottoressa Vinale, che è notaia in Udine ed è consigliera dell'ordine del Collegio Notarile di Udine e Tolmezzo, delegata alle pari opportunità. Come aveva anticipato anche il professor Porcaro, nella materia di cui sono stata chiamata a fare relatrice, non posso permettermi grande creatività perché stiamo parlando di imposte indirette e come tali si è esclusa la materia dall'interpretazione estensiva, come vi ha accennato il professore, e quindi dobbiamo necessariamente avvalerci degli strumenti e dei tipi contrattuali e delle norme che abbiamo a disposizione. La legge 76 degli aspetti fiscali, come vi ha accennato, non si è preoccupata e quindi sta all'interprete analizzare le tre fattispecie che si sono delineate nella legge 76, le unioni civili, le convivenze, dico tre perché la differenziazione sta nel fatto che la convivenza possa essere o meno regolamentata da un contratto, e vedere caso per caso, volta per volta, quale sia la disciplina applicabile. E quindi partiamo chiaramente dalla in questo caso la più semplice, nel senso che è l'unica per la quale c'è quella famosa clausola di salvaguardia e quindi che forse ci dà un aiuto, il comma 20. In realtà però quella equiparazione che noi abbiamo sentito tante volte oggi ripetere tra le parole matrimonio e tutte le leggi, le norme regolamentari che si applicano al matrimonio e l'estensione, l'applicazione anzi all'unione civile, rileggendola più volte, non è così assoluta, nel senso che le prime tre righe sul piano fiscale mi preoccupano, perché la norma dice al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento dei doveri che nascono dall'unione civile, quindi non almeno sul piano fiscale, in cui noi ci dobbiamo comunque confrontare con un ufficio finanziario, con l'Agenzia delle Entrate che letteralmente applica le norme, mi crea qualche riflessione ulteriore, cioè io devo sempre riscontrare l'esistenza di un diritto in capo alla parte di un'unione civile per potergli estendere le stesse norme previste per il matrimonio in campo di imposte indirette. Però diciamo che partiamo dal fatto che è la legge in qualche modo con una serie di rinvii e di richiami a suggerirci l'equiparazione, e quindi intanto potremmo estendere alla parte di un'unione civile tutte quelle circolari, risoluzioni, sentenze che sono state pronunciate in materia di agevolazione di prima casa. Sappiamo che l'Agenzia delle Entrate interpreta in maniera un po' restrittiva la richiesta delle agevolazioni tra coniugi in comunione legale, quindi io devo estendere la stessa interpretazione anche in questo caso, ovvero sebbene l'acquisto sia automatico, perché anche le parti unioni civili sono sottoposte a un regime equiparato a quello della comunione legale dei beni, l'Agenzia delle Entrate mi richiede ormai dal 2005 circolare 38E che la sussistenza dei presupposti prima casa, diciamo, quindi non per possedere un'altra abitazione, tutte quelle requisiti elencati nella 2 bis, debba sussistere in capo a entrambe le parti, e non è sufficiente che siano sussistenti solo in capo al coniuge che interviene all'atto per l'acquisto, sebbene l'altro ne benefici indirettamente di fatto, e potrebbe anche beneficiarne contro la sua volontà, nel senso che il coacquisto è un effetto ex lege. C'è stata solo un'apertura recente della Cassazione con un'ordinanza del 2009 che, occupandosi d'altro, ha però tra le righe ritenuto che la sussistenza dei requisiti debba essere verificata solo con riferimento al coniuge che interviene nell'atto per l'acquisto e non con riferimento al partner che si vede esteso l'acquisto per quota indirettamente. E sempre in materia di prima casa c'è tutto un filone giurisprudenziale che si sta consolidando nel ritenere che non decada dalle agevolazioni il coniuge, e quindi la parte dell'unione civile, che non abbia trasferito la residenza nei 18 mesi dall'acquisto nell'abitazione acquistata con le agevolazioni, in quanto ha sottolineato si deve guardare non alla residenza dell'acquirente, quindi del singolo acquirente, ma alla residenza del nucleo familiare. È un'apertura
nuova per noi perlomeno, riconosciuta esplicitamente in un caso però di coniugi in comunione legale dei beni, quindi poi dovremo verificare se le stesse conclusioni si possono estendere anche in caso di separazione dei beni. Ancora, sempre in materia di imposta di registro e quindi di acquisti di diritti reali immobiliari, di immobili reali immobiliari, la legge di stabilità per il 2016 ha esteso al coniuge che non abbia i requisiti in sé di coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale, la possibilità di acquistare i terreni agricoli con le agevolazioni invece previste per i coltivatori diretti, ed è richiedendo solo due condizioni: che sia convivente con il coltivatore diretto o con l'imprenditore agricolo professionale e che possegga prima dell'acquisto altri terreni agricoli. E quindi anche qua possiamo andare a estendere questa agevolazione anche alla parte di un'unione civile. I due requisiti, dicevo, sono la convivenza, che si dimostrerà qualora ci fosse un accertamento con lo stato di famiglia, anche se non c'è nessun obbligo di allegazione, e la prepossidenza di terreni agricoli, che però, pur usando la norma il plurale, si ritiene sia sufficiente anche un solo terreno. Passiamo alle imposte di successione e donazione. Qui sicuramente abbiamo un diritto. Abbiamo un diritto che viene riconosciuto dalla legge 76, siamo eredi, la parte di unione civile eredita come il coniuge, e quindi posso estendere franchigia e aliquota ridotta in blocco anche alla parte di unione civile. Quindi non si pagherà l'imposta di donazione e successione al di sotto di 1 milione di euro, e per la parte, per il valore netto complessivo eccedente il milione, andremo ad applicare l'aliquota prevista per i coniugi del 4%. Sempre nell'ambito delle imposte di successione e donazione, ci sono delle norme agevolative applicate al coniuge. Dalla finanziaria 2008 è stato agevolato il trasferimento delle aziende, inizialmente previsto solo per i discendenti e poi esteso al coniuge, trasferimento di aziende o rami di azienda, di quote sociali, azioni che consentono di detenere il controllo delle società, anche appunto al coniuge. L'ottica è favorire il passaggio generazionale, diciamo, sarebbe stato per i discendenti, ma poi è stato applicato anche al coniuge, quindi l'ottica rimane quella. E quindi la condizione richiesta dalla norma è che l'avente causa si impegni, continui l'esercizio dell'attività aziendale o il mantenimento della posizione di controllo societario nei successivi 5 anni, lo dichiari in atto, e quindi possiamo estendere questa esenzione anche alla fattispecie che ci interessa. Poi ho inserito solo una precisazione, cioè che l'Agenzia delle Entrate ha specificato che ovviamente di controllo societario si può parlare solo per le quote di società di capitali, non per quelle di società di persone. E sempre nell'ambito del testo unico delle imposte e successioni estendiamo alla parte dell'unione civile l'esenzione dall'obbligo di presentare la dichiarazione di successione qualora l'asse ereditario non superi i 100.000 euro e qualora nell'asse non siano compresi immobili e diritti reali immobiliari. E qui andiamo, appunto, salvo che ovviamente la situazione non si modifichi in un secondo momento. Fase patologica del rapporto, come accennava il professor Porcaro, anche alla legge 76 si preoccupa di disciplinare, oltre a una serie di cause automatiche di cessazione per morte, rettifica del sesso e altro, anche il scioglimento volontario, ed estende una serie di disposizioni previste in materia di divorzio, per cui naturale viene la domanda se si possa estendere allo scioglimento dell'unione civile anche la norma agevolativa di cui vi avevo accennato, cioè l'esenzione da ogni imposta e tassa per tutti gli atti, documenti, provvedimenti che si diciamo realizzino all'interno del procedimento di cessazione. E anche qui la risposta può essere affermativa, perché se la legge ci riconosce il diritto di sciogliere l'unione, evidentemente applichiamo le stesse conclusioni e le stesse agevolazioni. Sì, sul piano fiscale siamo un po' più agevolati. E si dovranno estendere allora anche tutte quelle interpretazioni estensive che sono state date a tale tipo di agevolazione. Ad esempio, quando saranno riconosciuti i trasferimenti in favore della prole, l'esenzione anche a seguito dei trasferimenti in adempimento degli accordi assunti in sede di negoziazione assistita dagli avvocati, e con la sola condizione che ha sempre richiesto l'Agenzia delle Entrate, cioè che sia specificato nell'accordo che il trasferimento è proprio funzionale, indispensabile alla risoluzione della crisi. È chiaro, la ratio è proprio quella di facilitare rapidamente la soluzione di una crisi, dell'avvenir meno dell'affectio, e l'applichiamo anche all'unione civile.
E invece la convivenza di fatto è un po' trascurata nell'ambito dell'impianto normativo. Sono riconosciuti alcuni diritti, quelli che elencava l'avvocato prima, limitati, e per di più la legge 76 si preoccupa delle convivenze dichiarate in anagrafe, trascurando quelle che pure sono riconosciute, che non sono registrate, chiamiamo così. E fiscalmente la convivenza di fatto dal 2016 ad oggi non è stata presa in considerazione dopo l'entrata in vigore della legge 76, se non per due provvedimenti. Uno era quello che citava il dottor Ventura in materia di impresa familiare, e l'altro è la risoluzione 64 del 2016, che ha, in materia di imposte dirette però, riconosciuto il diritto alla detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio anche al convivente di fatto, cosa che in realtà in via interpretativa già era stata fatta in passato, ma è andata oltre, anche oltre la lettera dell'articolo 1, cioè ha ritenuto la convivenza di fatto una formazione sociale, quindi un po' superando quella contraddizione terminologica di cui ci parlava, e ha previsto appunto il diritto alle detrazioni sulla casa di proprietà del partner, anche se non detenuta in virtù di un contratto di comodato, cosa che invece prima era ritenuto un requisito, un paletto, diciamo, un requisito indispensabile, e anche se non si tratti dell'abitazione principale della coppia, quindi anche se si tratti di una delle abitazioni in cui si esplica il rapporto, ma non quella in cui coabita la coppia. Invece più attenzione viene dedicata ai contratti di convivenza. Io qui voglio sfatare un mito, perché i contratti di convivenza già si potevano stipulare prima della legge 76, la dottrina ne aveva evidenziato la legittimità, certamente perseguiamo interessi meritevoli di tutela e quindi potevano essere conclusi, e peraltro la legge 76 ne disciplina il contenuto riducendolo a tre possibilità: la scelta della residenza, l'indicazione della residenza, l'indicazione delle modalità di contribuzione alle spese delle necessità della vita comune, in proporzione ovviamente alle sostanze, alla capacità lavorativa, e poi l'opzione per la comunione dei beni, che a differenza dell'unione civile non è il regime patrimoniale applicato in automatico. E in realtà il contenuto dei contratti di convivenza può essere molto più ampio di queste tre sole ipotesi, e quindi partendo dal presupposto, come vi dicevo, la legge 76 non si preoccupa dell'aspetto fiscale, quindi agevolazioni fiscali non ne sono contemplate, non ci resta che analizzare il contenuto in concreto, che può essere molto molto vario, e quindi tocca all'interprete distinguere, in base al fatto che le clausole, le convenzioni contenute nei contratti di convivenza abbiano meno un contenuto patrimoniale, abbiano meno efficacia traslativa di diritti e di beni, e poi mi soffermerò brevemente in particolar modo sui beni mobili, diritti reali immobiliari. Tutte le clausole che non hanno un contenuto patrimoniale saranno soggette ad imposta fissa di registro e registrazione in termine fisso, ai sensi dell'articolo 11 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico dell'imposta di registro, con la precisazione che l'imposta fissa fortunatamente si applica una volta sola, a prescindere dal numero di convenzioni e al numero di clausole, perché la circolare 44 del 2011 ha ribadito che, non trattandosi di clausole con contenuto patrimoniale, non si applica quella disposizione che prevede l'articolo 21, che prevede che se le clausole non sono strettamente derivanti l'una dalle altre, l'imposta si applichi più volte. Quindi in questo caso si applica una volta sola. Esempi di tali clausole possono essere appunto l'indicazione della residenza, la scelta del regime di comunione dei beni, quelle elencazioni che potrebbero chiedere le parti al professionista di specificare, elencare i beni di proprietà esclusiva di ciascuno prima dell'inizio della convivenza, oppure quelle presunzioni di gratuità o onorosità delle attribuzioni che si fanno ai conviventi durante il rapporto. Ad esempio, potrebbe essere chiesto di specificare che al di sotto di un certo importo si presume una donazione di modico valore, sopra un certo importo debbano invece considerarsi mutui, diciamo, con diritto al rimborso, alla restituzione. Le clausole con cui riconosco la prelazione in caso di vendita dell'abitazione di proprietà esclusiva di uno dei due conviventi all'altro, tutte queste saranno soggette ad una sola imposta fissa. Invece, l'atto che ovviamente contenga disposizioni di contenuto patrimoniale dobbiamo analizzarlo con più attenzione, perché in primo luogo va verificata la causa, chiaramente, no? Come se si assorbe nell'alveo degli atti a titolo gratuito applicheremo l'imposta di donazione, e qui purtroppo non c'è nessun tipo di equiparazione, non c'è nessun tipo di equiparazione col coniuge, quindi non ci sono franchigie, l'aliquota è quella degli estranei, e quindi l'8% la massima
è quello che dico ai miei clienti, la massima aliquota prevista, no? E se invece rientriamo nell'ambito del contratto oneroso, chiaramente l'imposta, cioè chiaramente per me, ma l'imposta è quella residuale del 3% e quindi quella, prevista dall'articolo 9. Il tutto parlo nel caso in cui non ci sia trasferimento di beni e diritti, solo clausole con contenuto patrimoniale, perché poi sulle altre mi soffermerò successivamente. Quindi si deve sempre analizzare in concreto se c'è un sinallama, se c'è una corrispettività tra le attribuzioni che si fanno i due conviventi nel contratto oppure no, perché chiaramente ci spostiamo da un'imposta all'altra in base all'analisi della causa in concreto del contratto. E disposizioni con contenuto patrimoniale possono essere anche qui tantissime, ne ho elencate alcune, ad esempio le clausole con cui i conviventi si impegnano, uno dei due si impegna a riconoscere all'altro una somma di denaro allo scioglimento del rapporto, oppure si impegna al mantenimento del convivente privo di reddito o che si trova in stato di bisogno, e, o riconosca un debito, uno dei due riconosca di avere un debito verso l'altro. Questo spesso mi capita, per esempio, se uno dei due contribuisce a partecipare ai lavori, no? Alla costruzione, alla ristrutturazione, dopo non è però proprietario dell'immobile. E in tutti questi casi si applicherà quell'imposta residuale del 3%, con la sola precisazione che se l'attribuzione patrimoniale è sottoposta a una condizione, come per esempio il mantenimento in caso di bisogno, una penale per l'inadempimento, l'imposta troverà applicazione solo in un secondo momento. In primo momento sarà fissa e poi, al verificarsi dell'evento, sarà obbligo di denuncia nei 20 giorni secondo l'articolo 19 del testo unico, e in quel momento verrà prelevata l'imposta proporzionale. Sono anche frequenti quelle clausole con cui i conviventi disciplinano il godimento dell'abitazione di uno solo dei due, e in cui uno, diciamo il proprietario esclusivo dell'abitazione in cui risiede la coppia, riconosca all'altro il diritto di utilizzarla senza corrispettivo. E in questo caso, siccome stiamo parlando non di un diritto reale di abitazione, quindi non della costituzione di diritto reale di abitazione, ma un diritto personale di godimento, si applicherà l'imposta fissa di €200 prevista per il comodato esplicitamente dall'articolo 5 numero 4. Invece, nell'ambito dei contratti di convivenza o comunque tra conviventi, possono essere poi sottoscritti veri e propri accordi traslativi costitutivi di diritti reali o semplicemente diritti e beni. E qui il compito dell'interprete è più semplice, che in base al contratto che verrà posto in essere chiaramente si applicherà la relativa tassazione. Potremmo avere una compravendita, una donazione, potremmo avere, come dicevo prima, essendo frequente il caso in cui uno dei due riconosca di avere un debito verso l'altro e poi voglia trasferire, riconoscere un diritto reale al proprio partner, proprio ad estinzione di questo debito, aversi una dazio in solutum. E qui stranamente c'è un'apertura dell'Agenzia delle Entrate che ha ritenuto, non applicare autonoma imposizione al riconoscimento del debito che è sottostante, cioè anziché prelevare due volte il riconoscimento del debito e trasferimento, ha ritenuto applicabile la tassazione solo una volta, la tassazione più elevata, e quindi quella del trasferimento immobiliare se si tratta di immobili nella maggior parte dei casi. Non solo, ma ha esteso anche la possibilità di tassazione sul valore catastale e quindi con il cosiddetto meccanismo del prezzo valore e non sul valore di mercato. E poi i contratti possono essere più vari, può essere sottoscritto un contratto di mantenimento, un vitalizio alimentare, i trust familiari, vincoli di destinazione, quindi una segregazione patrimoniale a tutela dei conviventi, della prole. E in tutti questi ultimi due casi, quindi trust e vincoli di destinazione, la circolare 3 del 2008 non ci ha dato molto spazio, rientrano sempre nell'imposta di donazione e quindi per i conviventi sfavorevole, anche quando il trust si è autodichiarato, quindi anche quando settlor, disponente e trustee coincidono nella stessa persona. E peraltro nel caso del trust l'agenzia continua a essere ferma sul fatto che le imposte ipotecarie e catastale siano dovute in misura proporzionale. Per fortuna la Cassazione recentemente, in due sentenze del 2015, ha invece ritenuto che almeno il primo passaggio, quello dal settlor al trustee, non sia soggetto a imposizione proporzionale ipotecarie e catastale, ma fissa, in quanto il trasferimento è sorretto dalla causa fiduciaria, non dal reale intento di arricchimento del trustee. Evidentemente sarà solo nella fase conclusiva del trust, quindi quando il trustee trasferirà i beni ai beneficiari finali, che si realizzerà l'imposizione proporzionale. Sono stata rapida. Grazie.